Il Consiglio Comunale non si riunisce dal mese di febbraio, pertanto è solo l'ordinaria amministrazione ad essere sbrigata. Ma Roseto è un centro dove importantissime questioni, quali per esempio quelle urbanistiche, devono essere risolte. I politici locali tendono ad essere evasivi circa la possibile soluzione di questa impasse, ma si profila all'orizzonte l'ipotesi sempre più concreta di un rimpasto. L'obiettivo non è solo quello di creare un nuovo governo, ma forse anche di far piazza pulita all'interno dei partiti. Nel frattempo, per l'uomo della strada di Roseto non è più importante chi salirà al governo dell'esecutivo, quanto piuttosto l'efficacia e l'incisività con le quali verranno risolte le questioni che ormai da mesi languono sulle scrivanie di chi di dovere. E mentre il cittadino è ormai disilluso e forse anche disinteressato, si continua ad assistere ad un tanto spettacolare quanto sconcertante scaricabarile di colpe e responsabilità tra gli amministratori locali. Siamo in compagnia del sindaco di Roseto, il professor Domenico Cappucci. Vogliamo chiedere a lui innanzitutto una cosa che forse gli è stata già chiesta tante volte, soprattutto dalle opposizioni. Come mai tanta rarità di convocazione delle sedute del Consiglio Comunale? Cioè, rarità rispetto a quale media? Credo che l'ultima sia stata in febbraio, quindi sono un paio di mesi. Non sono molto frequenti, visto che diciamo così riuscite a sbrigare soltanto l'ordinaria amministrazione, mentre Roseto avrebbe bisogno anche di provvedimenti di straordinaria amministrazione. Però lei dovrebbe sapere che l'ordinaria amministrazione con la 142 è diventata tutta competenza della Giunta, quindi non c'è bisogno dei consigli comunali. Poi ci sono comuni che di consigli comunali ne fanno molto meno di noi. Ci sono state amministrazioni che di consiglio comunale ne hanno fatti molto meno di noi. Quindi credo che non sia così un argomento tale da evidenziare da solo, semmai, la crisi di un'amministrazione. Lei dice da evidenziare da solo, quindi questa crisi c'è comunque. Ma che ci sia un attimo di perplessità, se vogliamo anche che ci siano delle premesse per una crisi nell'amministrazione comunale davanti agli occhi di tutti, quindi non bisognerei nemmeno lontanamente di negarlo. Bisogna vedere però di che natura è questa crisi, da che cosa essa deriva. Senta, allora vuol spiegarcelo, di che natura è questa crisi e da che cosa deriva? A mio avviso deriva da un fatto molto semplice, cioè da alcune tensioni che sono scoppiate all'interno del gruppo democristiano. Sono tensioni che poi inevitabilmente vanno a ripercuotersi anche sulla operatività dell'amministrazione e quindi tensioni che diventano anche argomento della maggioranza, perché fin quando sono all'interno di un partito credo che nessun altro partito abbia il minimo diritto di andare ad interferire. Ecco, se invece queste divisioni vanno a ripercuotersi in varia misura, senza, non sto qui a quantificare, ma in ogni caso vanno a ripercuotersi sull'attività dell'amministrazione, allora diventa un problema anche dell'alleato di governo, del partner.